Ciao a tutti, oggi vi farò vedere in maniera molto molto veloce come pulire per bene i bruciatori del piano cottura. Molti confondono gli ugelli con i bruciatori, quindi c'è tanta confusione online. Ma in realtà questo si chiama piattino o piattello e questo è il bruciatore. Io ne ho alcuni molto sporchi, tipo questo. E adesso vi farò vedere come pulirli in maniera molto semplice. Ho messo sul fuoco dell'acqua a bollire. Vado ad aggiungerci adesso mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Aggiungo adesso anche mezzo bicchiere di succo di limone. A questo punto possiamo tranquillamente immergere i nostri bruciatori. E li lasciamo per un'oretta e mezza fin quando l'acqua non si raffredderà. Passata un'oretta e mezza, l'acqua si è raffreddata. In questo bicchiere di plastica ho messo del bicarbonato e ho preso uno spazzolino da denti che utilizzo normalmente in cucina. Bagno un po' lo spazzolino e mi raccolgo un po' di bicarbonato. Prendiamo il primo bruciatore, guardate, già è abbastanza pulito. E con lo spazzolino andiamo a rimuovere le parti bruciate, le parti sporche. Eccoci qui. Dopo lo passeremo sotto l'acqua. Dove è un po' più duro, possiamo provare con una retina. Eccolo qua. Pulito anche questo. Passeremo anche questo più tardi sotto l'acqua corrente. Un po' di bicarbonato. Guardate, viene via subito. E anche in questo caso, per andare più a fondo, usiamo la retina. Ecco qua, direi che ci siamo. Andiamo avanti. Ecco qua. Proseguiamo con la retina. Eccoci qua, direi che ci siamo. E continuiamo con quello che sicuramente ci farà dannare perché è davvero tanto tanto sporco. Quindi vediamo fino a che punto riusciremo a pulirlo. Qua ci metto direttamente il bicarbonato e strofino. Mettiamo un altro po' di bicarbonato e continuiamo. Purtroppo presenza di uno sporco molto duro, bisogna perderci un po' di tempo, ma comunque il risultato già è ottimo. Per me va bene così. Adesso dobbiamo andarli solo a sciacquare sotto l'acqua corrente nel lavandino. Eccoci qua. Li sciacquiamo per bene e li mettiamo ad asciugare. Ragazzi, io spero che questo video possa esservi davvero d'aiuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!